Signor Sindaco, se mi dice come Bologna si sta attrezzando a questa emergenza umanitaria che si sta creando ai confini dell'Unione Europea e dentro l'Unione Europea. Dall'inizio della crisi in Ucraina noi abbiamo già accolto più di 2.500 persone sul nostro territorio, la maggior parte sono bambini e donne. Abbiamo messo in campo sia il sistema d'accoglienza SAI, di seconda accoglienza gestito dai comuni, sia il sistema CAS di prima accoglienza con le prefetture. Al momento i costi di questa accoglienza è molto sulle famiglie e sui comuni. Stiamo lavorando sul fronte del sociale, del supporto sanitario e anche scolastico. Abbiamo più di 1.000 famiglie bolognesi che si sono messe a disposizione con i propri appartamenti per accogliere queste persone che arrivano dall'Ucraina e moltissimi loro connazionali residenti nella nostra città che li hanno già accolti. Quello che resta da capire è come, durando questa crisi, potrà il sistema paese gestire e sostenere questo tipo di accoglienza senza pesare solo sui comuni e soprattutto redistribuendo a livello anche delle altre regioni, perché ora stanno arrivando in particolare nelle regioni del nord.